Sold out al Teatro Carlo Gesualdo per il doppio appuntamento con Pinocchio, le avventure del burattino nel Gran Teatro d'Italia. Centinaia di bambini da tutta l'Irpinia a teatro per assistere alle avventure del burattino più famoso del mondo. Lunedì 30 e martedì 31 marzo protagonista La Fantasia e la Rutilante e fantasmagorica rilettura della favola di Pinocchio firmata dal regista Orlando Forioso che si avvarrà delle scene coloratissime di Jacovitti e della musica di Edoardo Bennato. Scarrozzate per tutto il mondo. Arrivano al Teatro Carlo Gesualdo le avventure teatrali del personaggio letterario italiano più famoso, che tra mille trappole e mille inganni, tra canzoni e circo, ci condurrà nel magnifico paese dei Balocchi. Il personaggio letterario italiano più famoso al mondo, rivive nel teatro le sue avventure, il suo percorso di crescita e trasformazione. Ingenuo e irrequieto, candido e avventuroso, Pinocchio è un viaggio verso il divenire ragazzo, o almeno evitare di essere un burattino senza fili. Non si può immaginare il mondo senza Pinocchio, diceva lo scrittore Italo Calvino ed aveva ragione. Anche oggi, a distanza di più di 100 anni da quando è stato inventato, Pinocchio è nostro compagno di vita. Sta lì, non dà fastidio a nessuno. Se vuoi leggerne le avventure sono disponibili in più di 270 lingue diverse, se vuoi portarlo in palcoscenico lui è disponibile, perché il teatro è la sua casa. Uno spettacolo per bambini è un'occasione importante per Avellino. Che cosa significa per lei rappresentare uno spettacolo che significa tanto per questi? Beh, noi lo facciamo da tantissimi anni oramai questo spettacolo. Io personalmente sono, credo, almeno a 300 repliche di questo Pinocchio, che è iniziato anni fa all'Eliseo a Roma, in un vasto programma che avevamo organizzato per i bambini, dove avevamo fatto molti spettacoli. E poi abbiamo girato tantissimo in Italia e abbiamo fatto una tournée l'anno scorso anche in Francia. Ovviamente in Francia il Pinocchio l'abbiamo fatto in francese. E poi siamo ritornati adesso in Italia e anche in Francia quest'anno abbiamo fatto delle repliche. Fare uno spettacolo come questo, fare uno spettacolo soprattutto per i bambini, forse è la cosa più gratificante per un attore, perché i bambini sono un pubblico vero, non mentono, quindi le loro emozioni sono istantanee, vere, momentanee, quindi se sono contenti te lo dimostro, se non lo sono, lo stesso. Una storia di Pinocchio che si discosta da quella di Collodi con novità oppure la rispecchia totalmente? No, la storia di Collodi è quella, in più abbiamo messo il modo di interpretare le storie e di vedere il mondo alla maniera di Gianni Rodari, che noi in effetti siamo partiti facendo spettacoli per bambini da Gianni Rodari. Abbiamo conosciuto la signora Rodari e siamo entrati veramente in un rapporto molto molto amicale e da lì è nata una vera amicizia e ci ha dato tutte le possibilità per usare i testi di Gianni Rodari e di mettere in scena questi spettacoli che sono per i bambini, ma che servirebbero molto anche ai grandi, perché danno la possibilità ai bambini di essere se stessi. Come diceva lui, sbagliando si inventa ed è una cosa molto diversa da quel che si impara, perché c'è la paura dell'errore. Ecco, noi cerchiamo di trasmettere questo ai bambini, una certa sicurezza, un modo di vedere le cose nella loro, diciamo, vera espressione e di non aver paura di niente, soprattutto di non sbagliare, di non essere timidi. E vediamo che i risultati sono effettivamente interessanti dopo. Il regista di tutto questo è Orlando Forioso, che ha una bella carriera alle spalle e speriamo anche all'avvenire, che ha fatto tantissimi spettacoli, ha lavorato con tanti, con Claudio Cardinale, Albertazzi, quindi passare da spettacoli come questi e quelli per la Cardinale o per Albertazzi, la Moriconi eccetera, voi capirete che potrebbe essere difficile, invece lui è riuscito a coniugare le due cose e passare con disinvoltura e rendere felici tutti con questa cosa. Quindi noi ringraziamo Orlando Forioso per questa nostra gioia che comunichiamo ai bambini. Che emozione vedere Pinocchio oggi? Tantissima, perché è un bellissimo spettacolo dove Pinocchio racconta la sua vita. Dici la verità, non hai dormito stanotte? Eri emozionato di venire? Un po', non ho dormito. E tu? No, ho dormito. Ti piace la storia di Pinocchio? Sì. Sei contento di vederla qui oggi? Sì. Sei emozionata di vedere la storia di Pinocchio? Sì. Ti piace? Sei contenta di essere qui? Sì. E tu? La sai a tu la storia di Pinocchio? Sì. Ti piace? Sì, tantissimo.
allestito per la prima volta nel 1998 al Teatro Eliseo di Roma, il grande salotto del teatro italiano. Pinocchio è stato rappresentato in Italia per oltre 200 recite, con una presenza straordinaria di più di 100.000 spettatori. All'estero, a Parigi, Pinocchio, in versione italiana, è stato presentato nel 2000 al Théâtre du Rond-Point, per la stagione teatrale del Théâtre des Italiens diretta da Maurizio Scaparro. Nel 2008, a 10 anni di distanza, una nuova versione sta per percorrere i sentieri teatrali di Italia e del mondo, con una eterogenea compagnia di 6 attori capaci di recitare in più lingue. In questa versione teatrale, l'opera di Carlo Collodi si fonde con la fantasia di Gianni Rodari e con la maestria del palcoscenico del regista Orlando Forioso che, utilizzando le diversità linguistiche italiane, inserisce Pinocchio nella grande tradizione della commedia dell'arte. Insieme alle musiche di Edoardo Bennato e alle scene e ai costumi del disegnatore italiano Iacovitti, Orlando Forioso ha cercato di dare origine ad uno spettacolo vitale e dinamico, dalla grande potenza visionaria. Le scuole che parteciperanno. In platea ad assistere all'attesissimo spettacolo, che arriva anche ad Avellino dopo aver riscosso unanimi successi di pubblico e critica in tantissimi teatri d'Italia, ci saranno tutti gli alunni del Sesto Circolo Luigi Perna di Avellino, gli alunni della scuola primaria Madre Teresa di Calcutta di San Potito Oltra, quelli dell'Istituto Comprensivo di Meo di Volturara, gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Pratola Serra Secondo Circolo, quelli del Secondo Circolo di Via Cristoforo Colombo di Avellino, del Convitto Nazionale di Avellino, dell'Istituto Comprensivo Sullo di Paternopoli, gli alunni del Circolo Didattico di Serino Centrale e quelli di San Michele, gli alunni della scuola Kindergarten, quelli dell'Accademia dei Giorni Felici, quelli dell'IC di San Tommaso, gli alunni del Circolo Didattico di Atripalda, quelli dell'IC di Bisaccia della Primaria e dell'Infanzia, quelli dell'IC di Montefacione e di Prata Più, gli alunni dell'IC di Roccabascerana, di Mercogliano e della scuola Santa Chiara di Assisi,